Ciao bambini, bentornati! Dunque, oggi sono qui perché ho sentito dire che hanno aperto una gelateria nuova con tantissimi gelati, gusto fragola, gusto limone, panna, cioccolato. Oh, già mi vedo lì, al paradiso dei gelati. Però sono venuta a chiamare la mia amica Lilly perché, dai, non volevo andarci da sola. Speriamo che sia in casa, dammi qua. Lilly, sei qui? So che non è bello sbirciare, però voglio vedere. Sei qui. Oh, mi sa che sta arrivando. Ciao Peppa, cosa ci fai qui? Sei venuta a trovarmi? Sì, ciao Lilly, ti volevo chiedere se ti andava di andare a mangiare il gelato con me. Oh beh sì, come no? Un buon gelato con questo caldo. Ma dov'è che c'è il gelato però? Io non ricordo che ci fosse una gelateria in centro. Eh sì, invece hanno aperto una gelateria tutta nuova con tantissimi gelati e tantissimi gusti. Sì, proprio nuova. E poi ci sono un sacco di gusti: al limone, alla fragola, alla panna, al cioccolato, al pistacchio. Ah, oh, la colina in bocca. Oh Peppa, ma stai facendo venire anche a me. Allora che cosa aspettiamo? Andiamo. Va bene, andiamo. Aspetta che chiudo. Ecco fatto. Pronte, possiamo partire. Eccoci qua, siamo arrivate. Peppa, guarda, c'è un sacco di gente. Oh sì, vedo, scendiamo prima che ci mangiano tutti i gelati. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui per condividere questo giorno bellissimo insieme a me. Vi presento la mia nuova super gelateria, la gelateria del castello. Ma quella è Tata Susina. Eh sì, è proprio lei. Sì, brava Tata Susina, evviva! Una gelateria tutta nuova. Oh, sono sicura che sarà tutto buonissimo. È vero? Oh sì, io sono già pronta col mio cucchiaio. Che buono, che buono, che buono. Oh, guarda Cieco, sono venute anche Lilly e Peppa. Andiamo a salutarli. Ah sì, è vero, andiamo. Ah, ciao Guffetta, ciao Cieco. Ah, ciao ragazzi, anche voi siete qui? Eh sì, non potevamo mica mancare l'apertura nuova della gelateria di Tata Susina. Oh, io non sapevo nemmeno che stesse aprendo una gelateria. Beh, io lo sapevo, ma non sapevo che fosse Tata Susina. Te Giulia lo sai già come lo vuoi il gelato? Beh, non lo so, però secondo me saranno tutti buoni, quindi quello che mi darà per me andrà bene. Oh sì, hai ragione, anche per me è così. Dunque, questa gelateria è un po' particolare, non è come tutte le altre. Vi spiego subito perché. È una gelateria fai da te, quindi ognuno si può confezionare il gelato che più ha piacere di avere. Può scegliere i gusti, può scegliere il tipo di panna, può scegliere che cosa mettere sopra, delle caramelline, degli orsacchiotti, delle ciambelline. Ognuno se lo può personalizzare come più gli piace. È fantastico, io so già come lo voglio fare. Oh mamma mia, ma questo significa che posso fare il gelato dei miei sogni? Non mi sembra vero. Avete sentito? Oh, lo sapevo che avevo fatto bene a venire. Oggi c'è da mangiare fino all'esaurimento. Direi fino al mal di pancia. Beh, forse fino al mal di pancia è meglio evitare, perché sennò dopo mi sgrida la mamma. Bene ragazzi, che il divertimento abbia inizio! Preparate pure il vostro gelato! Dai Peppa, vieni, facciamo questo qua noi. Dai, ti aspetto. Ok, eccomi qua. Ah, oh, bene, allora iniziamo. Allora, per iniziare dobbiamo mettere un po' di pasta in questo aggeggio qui. Dunque, io direi che possiamo fare la base con... Dunque, fammi pensare, lo voglio con questo. Deciso. Apro subito il barattolo. Ecco la nostra pasta, Peppa. Ti piace? Guarda com'è bella, è tutta luccicosa all'interno. Sembrano tutti confetti. Allora, diamo un po', adesso dobbiamo andare a mettere la nostra pasta qui dentro. Peppa, sei pronta? Io sto per spingere, eh? Sì, sì, vai, vai, aspetto. Peppa, sta uscendo? Sì, sì, sta uscendo, vai, vai. No, ferma, ferma. Cosa c'è Peppa? Ci siamo dimenticati di mettere la pallina di gelato. Oh mamma mia. Ok, arrivo. Eccola, aspetta che la metto qua sotto. Ecco, fatto, guarda. Ah, ci hai salvati Peppa. Ok, puoi ritornare su a spingere. Ok, vado. Ok Peppa, spingo, eh. Sì, sta uscendo, vai vai, spingi, spingi. Bravissima. Wow, che bello, sta venendo benissimo. Beh, direi che è perfetto. Dai, scendi Lilly. Beh, hai visto Gecko? Sta venendo niente male il loro gelato. Sì, sono brave. Che brave, mamma mia. Speriamo che anche noi riusciremo ad essere così bravi. Beh, ma ne dubiti, Giulia? No, no, sono fiduciosa.
vediamo come finirà. Tu Lily, cosa dici se lo decoriamo un po'? Mi sa che qua ci sono un sacco di cose carine, guarda. Qua c'è un orsacchiotto, c'è una pallina, addirittura si può fare una ciambella gigante. Oppure una conchiglia, un fiocchetto, un cuoricino. Si possono fare un sacco di decorazioni. Cosa facciamo? Beh, vediamo un po'. Io farei ad esempio... ecco, sì, lo so. Aspetta, lo cerco un attimo. Vediamo dov'è. Ah, lo trovate qua su. Voglio fare questo. Metto un po' di pasta qui. Poi tiro su. Eccolo, guarda, è bellissimo. Togliamo quello che hai in più. Perfetto, fantastico. Ecco, guarda Peppa, la mettiamo qui. Anzi, qui. Oh. Adesso tocca a te. Ok, dunque, io che cosa posso... Io ci vorrei mettere un orsacchiotto fatto con la pasta viola. Ecco, guarda, l'orsacchiotto è proprio qui. Spingiamo. Ecco, dovrebbe essere a posto. Adesso lo possiamo tirare su. Vediamo. Guarda, è fantastico. Adesso lo pulisco e te lo do subito. Eccolo qua. E lo metto qui sopra. Wow, quanto è carino. Sì, è proprio carino, mi piace tantissimo. Dunque, che cos'altro possiamo aggiungere? Secondo me manca un po' di colore. Gli mettiamo un po' di panna montata tutta qui intorno? Ah sì, ho un'ottima idea. Guarda, possiamo fare con questo attrezzo qui. Come funziona? Beh, è semplice, basta mettere la pasta qui dentro, poi spinge e esce a forma di stella, vedi? Ah ok, aspetta che vado a prendere una pasta allora. E mi sa che la vorrei... Ecco, trovata. Verde acqua. Ok, allora apriamo il barattolo e prendiamo un po' di colore verde acqua. La ammorbidiamo. Facciamo a modo cilindro e poi la mettiamo qui dentro. Oh, vedrai Peppa, verrà benissimo. Allora Peppa, sei pronta? Io vado, spingo. Peppa? Sì, sono qui. Vai che ci guardo io. La mettiamo tutto intorno. Aspetta che non ce la faccio. Prima faccio così e poi la vado a sistemare intorno. Così, guarda. Yuhu! Wow! Quanto ce n'è? Oh mamma mia, mi sa che abbiamo esagerato. Guarda che gelatone. Ah, a me piace tantissimo, è bellissimo. Mettiamolo dritto, lo facciamo vedere bene. Ecco, questo è il nostro gelato. Tata Susina, vieni a vedere il nostro gelato. È bellissimo. Però... l'orsacchiotto, la crema... Siete state bravissime. Ora potete mangiare il vostro gelato. Sì, evviva! Avete sentito bambini? Ci siamo meritati il nostro super gelato perché siamo state bravissime, ne abbiamo fatto uno spettacolare. A voi vi piace? Ce lo scrivete nei commenti se vi è piaciuto? Noi ci abbiamo messo tutto il nostro cuore. Sì, e soprattutto tutta la nostra fantasia. Va bene, adesso è ora di mangiarlo, quindi bambini vi salutiamo. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao! Ah, mi raccomando, lasciateci un like. Ciao bambini, bentornati! Ciao Gufetta! Ciao bambini! Ciao Emily! E io sto aspettando i miei amici. Ah sì? Che stai aspettando, Gufetta? Beh, sto aspettando Topolino e poi sto aspettando la mia amica Lily. Ah, ho capito. E cosa c'è dietro di te? Vuoi dire questo? Oh beh, molto semplice. È un giocattolo nuovo. Praticamente, oggi ci divertiremo a fare i capelli. Ah, vedo infatti. Poverini, gli mancano i capelli. Che fine hanno fatto? Beh, ma il gioco è così, Emily. Sai, il gioco del Play-Doh, quello dei capelli. Praticamente noi ci divertiremo a fare delle capigliature nuove. Ah, mi sembra davvero molto interessante. Poi vedo che hai un sacco di pasta da modellare con tanti colori. E poi hai tre pupazzetti. Eh sì, infatti se Topolino e Lily arrivano, magari possiamo iniziare. Ah beh, guarda, mi sa proprio che stanno arrivando. Sono proprio di qua. Ehi là, bambini! Ciao, sono Topolino! Oh, Topolino, finalmente sei arrivato! Ah sì, ci ho messo un po', però alla fine sono arrivato! Oh ragazzi, scusate, ho fatto un po' tardi. Non sapevo quale vestito scegliere. Però alla fine credo di aver scelto proprio il vestito giusto. È vero, bambini? Guardate, il mio vestito è stupendo, tutto glitterato. Sono proprio una vera principessa. Sì, sì, sei una principessa, lo sappiamo, sei molto molto bella. Beh, grazie anche tu, Buffetta, sai? Beh, grazie. Comunque, vi ho fatto venire perché ho un giocattolo nuovo. Io veramente l'ho già aperto e l'ho preparato ed è dietro di voi. Oh, fa vedere un po'. Oh, ma e tu che sei?
Ma lui non è nessuno topolino, lui è di plastica. Oh, sei un giocattolo? Sì, è un giocattolo. Allora, noi oggi ci divertiremo a fare i capelli a questo nuovo giocattolo. Oh, capito, capito. Quindi, questo è il mio? Sì, esatto, topolino, questo se vuoi è il tuo. Oh, sì, va bene. Oh, topolino, stai attento. Oh, scusate, è l'emozione. Allora, noi invece, Lilli, guarda, noi abbiamo questa. Guarda quanto è carina. Oh, è una femminuccia come me. Mi piace. Mi sa che io scelgo lei. Ok, va bene. Allora a me non mi resta che scegliere lui. Bene, allora è il momento di iniziare questa nuova puntata. Con chi cominciamo? Con quello di Lilli, con il mio, con quello di Topolino? Ok, allora iniziamo con Topolino. Topolino, sei pronto? Oh sì, sì, sono prontissimo. Che cosa devo fare? Aspetta. Vabbè, molto semplice. Allora, intanto puoi decidere che colore usare. Colore dici? Sì, vedi i vasetti di pasta dietro di te? Fammi un po' vedere. Oh, sì, li vedo. Devo scegliere uno di questi? Sì, esatto. Ah, va bene, va bene. Dunque, io scelgo questo colore viola. Ecco, perfetto, ho scelto. Ok, bene, adesso devi decidere. Ah, aspettate, no, vi ho fatto vedere le cose più belle. Aspettate qua, torno subito. Ecco, guardate, anche se questo topolino non è che ti aiuterà molto, perché mi sa che è un po' più da femminuccia. Beh, direi che con i codini sì. Però guardate, mi assomiglia. Quasi, lo faccio. Beh, topolino, puoi scegliere quello che vuoi. Aspetta, ce n'è anche un altro. Ecco qua, guardate, è una cresta. Oh, una cresta da che cosa? Da cavaliere? No, questa sarebbe un'armatura. Questa invece sembra più una cresta da punk. Oh, capito. Ah, però ci sono un sacco di accessori. Eh sì, hai visto? Io non so che cosa fare. Beh, hai il tempo di riflettere, il tempo che Topolino fa il suo. Oh sì, è vero. Ok, guardiamo quello che fa Topolino allora. Vai Topolino, inizia. Dunque, potrei fare capelli a spaghetti, oppure potrei usare questa ceggia. Anche se Buffetta mi ha detto che era più da femminuccia. Però alla fine, anche io ce l'ho le orecchie così. Quindi decido di fare proprio questo. Dunque, abbiamo scelto il colore viola. Apriamo il nostro barattolo. Guardate. Dunque. Mi piace tantissimo il pletto. È così morbido. Allora, prendiamo la nostra testa. Facciamo una palla e lo metto qui dentro, giusto Buffetta? Sì, Topolino, esatto, la metti qui dentro, poi lo chiudi. Ok, lo chiudo. E poi che cosa devo fare? E poi lo appoggi sulla testa. Ah, capito, molto semplice. Dunque, prendo la mia testa e spingo forte. Direi che così può bastare. Sembra già super carino. Vedo anche un po' di somiglianza. Sì, hai ragione Topolino, un po' ti somiglia. Direi che è ora di togliere lo stampo. Oh sì, hai ragione. Guardate quanto è carina. Devo solo togliere un po' di queste cose qui. Mi serviranno proprio queste forbici. Togliamo un po' di qua, un po' di qua. Guardate un po', sembra proprio perfetto. Forse c'è da togliere un pochettino questa parte qui. Vediamo. Usiamo il coltello. Anzi, usiamo il rasoio. Perfetto. Ah, è venuto un vero splendore. Che bravo Topolino. È proprio carino. O carina. Insomma, è un po' strano. Oh sì, un po' strano come me. In effetti forse era meglio fare un maschietto. E vabbè, non mi piaceva quello. Adesso però voglio fare anche un po'. Mi vorrei mettere un cerchietto e anche dei fiocchetti. Ma Topolino, così la fai diventare una femminuccia. Beh, ormai. Ma c'ho i capelli da femminuccia. Va bene, fai come vuoi. Dunque, per fare i fiocchetti. Allora, per fare i fiocchetti, guarda, vieni con me che ti faccio spazio e ti faccio vedere. Ecco, Topolino, guarda, hai un fiocchetto qua. Oppure, oh,
scusa. Pure se giriamo, guarda, c'è anche un fiocchetto qua. Oh, proprio carino. Non so cosa scegliere, ma mi sa tanto che sceglierò questo. Ok, allora vai a prendere un po' di pasta e buon lavoro. Ok, grazie. Eccomi pronto. Dunque, prendiamo un po' di pasta, la spingiamo proprio così. Ecco il fiocchetto, quanto è carino. Lo puliamo un pochettino. Eccolo qua. Adesso ne devo fare anche un altro. Spingiamo di nuovo. Ecco fatto. Guardate, guardate, è venuto proprio bellissimo. Ecco fatto. Andiamo a mettere sui nostri capelli. Dunque, uno lo mettiamo proprio qui, l'altro da quest'altra parte. Benissimo, quanto carino. Ah, però Topolino, sta venendo proprio bene. Se non fosse che era un maschio. Beh sì, alla fine era meglio fare un maschio, però ormai ho fatto la femminuccia, quindi la teniamo così. Oh sì, certo, certo. Va bene, allora Topolino, hai finito? No, io penso che li voglio mettere anche un cerchietto. Ok, allora dai, mettiti al lavoro. Dunque, per fare un cerchietto userò questa pasta qui viola e pure anche questo arancione. Iniziamo con questo arancione. Facciamo un bel salsicciotto in questo modo. La 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 la. Sto venendo proprio come deve venire. Sono proprio contento. Ecco fatto. Adesso dobbiamo tagliare un pezzettino. Ho terminato il mio cerchietto. Ho fatto un bel salsicciotto e ho arrotolato un po' di questo viola. Siamo pronti per metterglielo. Lo mettiamo proprio in questo modo. Così. Guardate quanto è carino. Oh, Topolino, è proprio carino, sai? Sì, è vero. Sono stato davvero bravissimo. Io ho terminato. Bene, Topolino, ottimo lavoro. E bambini, vi è piaciuto? Sì, è stato bravo Topolino. A parte il fatto che ha fatto una capigliatura da femminuccia su un maschietto poverino. Beh, che succede? Mica fa niente, è solo un giocattolo. Sì, hai ragione Topolino. Bene, allora nella prossima puntata vedremo che cosa riuscirà a fare la nostra Lily, giusto? Eh sì, la prossima puntata tocca a me. E quella dopo ancora Gufetta toccherà a te. Va bene, allora bambini, sapete cosa dovete fare? Dovete tornare a trovarci nella prossima puntata. Intanto, se vi è piaciuto questo nuovo video, mi raccomando, lasciateci il pollice all'insù. E poi, se non vi siete ancora iscritti, è il momento di farlo. Bene, noi vi salutiamo. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao. Ciao bambini. Ciao, a presto.